una ragione che secondo me non è drammatica, però va detta. Ci sono tanti lavoratori che sono inidonei, hanno ridotte capacità lavorative. Questo significa che non possono fare determinati lavori. Ma non perché si sono svegliati un mattino e hanno deciso di essere inidonei, perché negli anni hanno contratto delle patologie, perché hanno utilizzato degli strumenti di lavoro non idonei. Quindi sono diventati inidonei. Ernia al disco, ernia cervicale, tunnel carpale, tendiniti, eccetera, eccetera. Quindi per queste ragioni questi lavoratori, l'azienda ha deciso di non farli lavorare. E poi ovviamente questa balla di marchionne che da qui a qualche tempo, perché queste promesse da marinaio ormai non ci crede neanche lui, però servono per azzittire questi politici di turno, quindi la politica locale, nazionale. Basta una promessa e questi signori insomma sono soddisfatti. La promessa qual è? Il La promessa è questo SUV, questa specie di SUV, che poi in realtà non è più un SUV, ma è una specie di nel SUV. 2013, Questo però nel ovviamente nel 2013. 2013 significa che noi dobbiamo continuare a stare in cassa integrazione ancora per un anno e mezzo e non è finita lì, perché questo signore ci ha abituati a queste promesse mai mantenute, perché su 10 promesse che conosciamo bene non ne ha mantenuta neanche una. Solo qualche giorno fa sto SUV non aveva deciso di non farlo più, aveva detto a tutto il mondo che non faceva più nulla. Poi ovviamente sotto le pressioni della politica locale, soprattutto di quei sindacati concertativi che gli hanno detto: ma senti, ma almeno fai finta di fare un'altra promessa, così almeno zittiamo un po' tutti. E lui così ha fatto, ma in realtà tutti sanno che questo signore si vuole disimpegnare dalla Fiat, altro che impegnarsi, qua c'è un disimpegno reale. Per queste ragioni noi siamo qui a protestare contro l'accordo che è stato firmato già a gennaio del 2011 e oggi siamo ancora qui a dire le stesse cose. Ci chiamavano falsi profeti, ma in realtà sembra che avessimo ragione. Ma io prendo da